In tanti mi avete chiesto di commentare la tecnica dei 101 desideri di Igor Sibaldi. Funziona? Non funziona? Cosa ne pensi? E oggi ne facciamo un video dove vi spiego come si applica correttamente la tecnica dei 101 desideri, quali sono le regole, perché ci sono ben 10 regole per applicarla bene, e poi ti dico cosa mi piace, cosa non mi piace e se io la utilizzerei. Quindi alla fine di tutto il video cerchiamo di capire se effettivamente questa è una buona strategia di crescita personale, quindi che ti porta davvero a raggiungere gli obiettivi, oppure non lo è. Alla fine vedremo tutto questo, quindi seguimi fino alla fine. Benvenuto in Pane di Coaching, io sono Mauro Pepe e questo è Vinci con la Mente, una community di crescita personale concentrata su di te e sul tuo salto di qualità. Ebbene sì, io e tutti i miei mental coach vogliamo che tu faccia un salto di qualità nella tua vita. Tu seguici sui nostri canali più utilizzati: YouTube, Instagram, Telegram e anche TikTok. Oggi parliamo della tecnica dei 101 desideri di Igor Sibaldi. O meglio, non è proprio di Igor Sibaldi. Questa è una strategia vecchia come il mondo, di origine tibetana, e veniva insegnata ai monaci giovani, quelli in formazione, per imparare a venire a contatto con i propri desideri. Diciamo che la cultura tibetana e la cultura buddista, però, cosa faceva? Faceva andare in contatto con i propri desideri per allontanarli e diventare completamente indipendente dai propri desideri, quindi con un obiettivo completamente diverso da quello che poi è arrivato a noi. Lo scrittore Igor Sibaldi ha creato questo libro, La tecnica dei 101 desideri, e l'ha comunicata ed è stato anche un libro che ha avuto molto molto successo. Cerchiamo di capire come funziona. Prendi un quaderno o un diario e inizia a scrivere tanti desideri con delle regole che dopo ti spiegherò. Ne devi scrivere ben 150. 150 desideri sono veramente, veramente tanti. Tu scrivi e alla fine su 150 ne togli 49, cioè selezioni quelli che secondo te sono meno importanti. Quindi togli 49 e riscrivi a mano su un altro quaderno oppure su una parte pulita 101 desideri. Li scrivi a mano. La tecnica poi, una volta che li hai scritti, li devi leggere tutti i giorni per almeno un anno, tutti e 101 desideri. Questo, in fin dei conti, è la strategia della tecnica dei 101 desideri di Igor Sibaldi. Però andiamo a vedere. Igor dice una cosa molto interessante, che bisogna scrivere i desideri seguendo 10 regole, che te le leggo. La prima regola è iniziare i desideri con io voglio. Non deve essere io devo oppure mi piacerebbe, ma io voglio, perché il volere ha una forza molto più potente rispetto al mi piacerebbe, desidererei o cose del genere. E sono d'accordo. 2. Evitate di esprimerli sotto forma negativa, cioè evitare di mettere il non. Quindi tutti i desideri devono essere in forma positiva. E sono d'accordo su questo. 3. Ogni desiderio deve avere massimo 14 parole, quindi arrivate dritti al punto. D'accordissimo, il potere della sintesi io lo chiamo. 4. Evitare di esprimere desideri per così dire seriali, cioè mi piacerebbe andare negli Stati Uniti, mi piacerebbe andare in Brasile, mi piacerebbe andare in Argentina, cose del genere. È inutile. Viaggiare in America, ok? Quindi eliminare i desideri seriali. 5. Puntate direttamente a oggetti o obiettivi, non al denaro che vi occorre per raggiungerli. Quindi andare dritto verso quello che è il desiderato e non citare quanti soldi effettivamente ci vogliono. 6. Non esprimete i desideri facendo paragoni con altri. I desideri sono vostri. Fondamentale. 7. Evitate desideri astratti. Siate specifici e concreti. 8. Non usate vezzeggiativi o diminutivi, anche perché ogni volta che mi piacerebbe una casetta in campagna, casetta, hai distrutto il valore di quella casa. Deve essere casa, non casetta. 9. Non esprimete desideri per altre persone, semmai esprimete il desiderio di poter essere voi ad aiutare una determinata persona. 10. Non esprimete desideri relativi a relazioni sentimentali o sessuali. Quindi ci sono ben 10 regole per questa tecnica dei 101 desideri. Ora andiamo a vedere cosa mi piace e cosa non mi piace. Una cosa mi piace molto. Questa tecnica è ottima per fare un brainstorming mentale e creativo per quello che riguarda i desideri. Ed è un ottimo esercizio il fatto di scriverli. Un'altra cosa che mi piace è che il desiderio è alla base della creazione. Se non desideriamo qualcosa, non riusciremo mai a realizzare qualcosa. Molte persone smettono di desiderare, smettono di sognare, e questo è uno degli errori più grandi che esistono. Andiamo a vedere quello che non mi piace, e sono un bel po' di
di cose. Uno, c'è una forte dispersione del focus. Questa te la voglio spiegare bene. Se vuoi realizzare qualcosa, hai bisogno che il tuo focus è concentrato su quella cosa ed è concentrato in maniera importante su quella cosa. Avere 101 desideri è una dispersione completa di focus. Due, non mi piace che non c'è nessuna azione. Traspare quasi come se rileggere questi desideri, poi quasi per magia si realizzano. Questa cosa qua crea delusione e frustrazione. Secondo me è pericolosa. La terza cosa che non mi piace è che non c'è una vera presa di responsabilità. Realizzare qualcosa è nella mia responsabilità. Io sono protagonista di quel percorso per realizzare quella cosa lì. Se io non mi prendo la responsabilità e non mi sento protagonista, non realizzerò mai nulla. Non c'è una vera presa di responsabilità. È quasi come se i desideri si avverassero da soli. Senza il nostro lavoro, senza il nostro duro lavoro, senza le nostre azioni, senza il nostro focus assoluto, e questo lo vedo diseducativo e pericoloso. 4. Non mi piace che assomiglia ad alcuni concetti molto pericolosi della legge di attrazione. Io non amo la legge di attrazione, penso che sia una delle pseudo strategie più pericolose associate alla crescita personale. Ovviamente, sia ben chiaro, la legge di attrazione e la crescita personale sono due cose completamente diverse, distanti anni luce. Però la legge di attrazione è affascinante e molti l'hanno associata alla crescita personale, ma assolutamente non c'entra nulla. Un discorso completamente lontano. Noi ci occupiamo di crescita personale, cioè di fare delle azioni con una certa mentalità per ottenere dei risultati che migliorano la qualità della nostra vita. Un'altra cosa che non mi piace è che per alcuni versi, te la leggo proprio, per alcuni versi è agli antipodi con le strategie che portano a risultati concreti, misurabili e gratificanti. Allora, io non l'applicherei, in conclusione. Non l'applicherei perché è troppo dispersiva e deresponsabilizzante. Quindi non mi piace. Esistono molte, ma molte, molte strategie più potenti per ottenere quello che desideriamo e soprattutto per raggiungere e realizzare i nostri obiettivi. C'è una sola cosa che mi piace di questa strategia e che penso che porterò in alcune mie strategie, è che ogni tanto fare un brainstorming di tutto quello che ci piacerebbe realizzare aiuta la nostra mente ad aprirsi, e questo mi piace veramente tanto. Ma l'idea che poi rileggere 101 desideri porti a realizzarli, questo è completamente diseducativo, è completamente depotenziante, illusorio e aumenta solo i livelli di frustrazione. Molto meglio di tutti quei 100 desideri poi sceglierne 3, metterli in ordine e iniziare a focalizzarsi solo su quei 3 e lavorare per realizzarli, perché è lì che ottieni grandi cose. Quindi, ogni cosa che vuoi realizzare nella tua vita, messaggio finale, fondamentale, prenditene la responsabilità e sii protagonista, andando dritto verso quello che interessa a te. Questo video finisce qui, scrivi nei commenti quello che pensi, così possiamo fare una bella discussione. Da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!